Siamo qua al Teatro dei Salesiani quest'oggi perché si sta concludendo un evento. Rincontriamo Erika Tudisco, scusatemi, che abbiamo già visto in altri nostri speciali, dove parliamo di Insieme per la Vita, abbiamo fatto Insieme per la Vita, Insieme per lo Sport, e quest'oggi ci sarà danza, ci saranno anche altre cose. Erika, a te la parola, che cosa sta avvenendo? Sì, allora quest'oggi abbiamo la quarta edizione di Danza per la Vita. È un evento che praticamente va a chiudere il sipario su quello che è stato una raccolta di fondi nata da Insieme per la Vita, Insieme per lo Sport. Insieme per la Vita, Insieme per lo Sport, che quest'anno è giunto alla sesta edizione, e quest'anno invece Danza per la Vita giunge alla quarta edizione. Sono 11 scuole di danza che quest'anno hanno partecipato a questa nostra rassegna, che ha lo scopo di raccogliere fondi per Agbal Tonlus, l'associazione dei genitori bambini affetti da leucemia e tumori del Santa Chiara di Pisa, e Insieme per la Vita Onlus di Livorno. Sono due associazioni che, appunto, come poi dopo ne parleranno i rispettivi presidenti, aiutano a migliorare quella che è la vita delle famiglie e dei piccoli pazienti affetti da queste patologie. Bene, grazie Erika. Signora? Tiziana Del Carlo, che è la presidente dell'associazione Agbalt, l'associazione genitori per la cura e l'assistenza ai bambini affetti da leucemia e tumore, che ha sede a Pisa e nell'azienda ospedaliera universitaria pisana, nel reparto di onchematologia pediatrica diretta dal dottor Favre. Qual è il vostro scopo, diciamo? Obiettivo primario è il miglioramento della qualità della vita dei nostri ragazzi, per cercare di dar loro la possibilità di vivere appieno la loro vita nonostante siano affetti da queste patologie così particolari. Uno degli impegni più particolari è quello di aiutare le famiglie nel momento della terapia. Le nostre terapie durano anche 2 anni, per cui l'impegno è notevole, e per chi ha problemi residenziali è ancora maggiore. E per cui, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, nel 2011 abbiamo inaugurato un residence costituito da 12 appartamenti che mettiamo a disposizione gratuita delle famiglie che provengono. Certo, perché sono cose che stravolgono completamente la vita familiare. Appunto. E allora, per quanto riguarda l'aspetto professionale, gestito da personale medico infermieristico altamente valido, noi facciamo un supporto e in un percorso che facciamo insieme, appunto, sia ai medici che all'azienda ospedaliera, e cerchiamo di rendere più positivo possibile questo momento così particolare della vita. Affrontarlo al meglio possibile. E uno dei progetti, appunto, Erika, il sostegno di questa manifestazione ci aiuterà tantissimo nell'iniziare a aprire i lavori dell'ampliamento dell'Isola dei Girasoli, che poi è il nostro residence, perché purtroppo ci siamo resi conto che è estremamente difficile poter dare una risposta a tutte le famiglie, perché i bambini in terapia, soprattutto essendo Pisa uno degli 8 centri riconosciuti a livello internazionale per tutti i tipi di trapianto, le richieste sono tante, e un po' da tutta Italia, anche dall'estero, per cui per andare incontro alle famiglie abbiamo bisogno di nuovi alloggi. Inizieremo i lavori il prossimo anno con il sostegno anche di 30 ore per la vita. Benissimo, bene, allora scorro ancora avanti e parlo con il signor Ettore Simoncini, sono il presidente di Insieme per la Vita. Insieme per la Vita è un'associazione ormai abbondantemente maggiorenne, il prossimo anno compie 30 anni e quindi siamo riusciti a portarla avanti con l'aiuto di tutti. Volevo ringraziare intanto Erika e Paolo, perché ci danno un sostegno decisamente notevole per quanto riguarda l'organizzazione di queste manifestazioni e la raccolta di fondi. Cosa facciamo noi? Noi fondamentalmente agiamo su 2 fronti distinti. Uno è quello di intervenire direttamente economicamente su famiglie bisognose che hanno in casa purtroppo bambini affetti da patologie onco-ematologiche, quindi c'è ematologiche in primo luogo, ma i tumorali in senso lato. E poi aiutiamo per quel che possiamo fare, ovviamente comprando apparecchiature per 2 ospedali. Uno, ovviamente, la sede dell'associazione a Livorno, quindi il nostro ospedale di riferimento è a Livorno, quindi la pediatria di Livorno, e aiutiamo anche poi l'ematologia di Pisa, da parte del dottor Favre. Stiamo contribuendo a pagare ulteriormente un ecografo, che ha un costo decisamente elevato, e quindi non riusciamo a farlo da soli, né noi né l'Agbalt.
E su Livorno invece siamo riusciti a dotare il reparto di uno spirometro, siamo riusciti l'altro anno a comprare un'apparecchiatura che può sembrare banale ma che invece è fondamentale per i bambini, è praticamente una specie di trapano con cui si arriva direttamente nel circolo venoso del bambino e in pochissimo tempo, in bambini quindi scioccati che hanno problemi. Certo. Per cercare le vene, di infondere o al limite togliere sangue, quindi per questa attività qui. Certo, quindi, meno trauma possibile, più tranquilli. E più veloce possibile, perché ovviamente i bambini sono pazienti particolari. Avete raggiunto già un bello obiettivo. Andate avanti. Siamo in 30 anni di attività, speriamo di andare avanti ancora per tanti anni. Tanti anni, bene. E noi naturalmente ve lo auguriamo, anch'io in prima persona. Grazie Erika di averci fatto partecipare anche quest'oggi a questo evento, nel quale parliamo ovviamente molto volentieri. Adesso vedremo qualche immagine del pomeriggio danzante e io naturalmente vi do appuntamento al prossimo speciale.